Mathematics and Architecture in Ancient Egypt. Il suo ritorno in Italia, il suo ritorno professionale in Italia risale al 2016, quando diventa professore associato di egittologia presso il Politecnico di Milano, vincendo un grant europeo ERC. Questo grant europeo si chiama LIFE, Living in a Fringe Environment, quindi vivendo ai confini, e proprio dei confini ci parlerà, perché questa sera ci porterà alle Oasi. Mi sono dimenticato di portarlo giù, che avrei dovuto farlo, però spero che ce l'abbia. No, un altro non ce l'ho. Perché è appena freschissimo di stampa il volume dedicato al lavoro che conduce da quasi 20 anni nelle Oasi di Karga, pubblicato da Peters. È un volume sostanzioso, sì, è nel mio ufficio, scusate, perché ci tengo a farlo vedere poi al pubblico, e in cui autore è la professoressa Rossi assieme alla professoressa Salima Ikram dell'American University al Cairo. Questa sera, nella fattispecie, ci parlerà del sistema di forti e di insediamenti che viene costituito nell'oasi di Karga. Si tratta di una grande operazione strategica che però, iniziata nel IV secolo, circa dopo un secolo viene dimenticata, ed è, si può dire che è stata dimenticata finché la professoressa Rossi ha deciso di assumere questo importante e faticoso ruolo nel ricostruire questo sistema di fortificazioni, e il l'atto diciamo importante di tutto il suo lavoro è appunto questo volume che fra un po' vi faremo vedere. La ringrazio per essere qui, la ringrazio anche per la collaborazione che il suo gruppo sta dando al Museo Egizio, al Rijksmuseum van Oudheden, nello scavo. Grazie al suo gruppo, infatti, la parte di rilievo architettonico e di documentazione ha fatto un salto di qualità molto importante, grazie al rilievo fotogrammetrico operato dal suo gruppo. E le auguro, però spero che glielo auguri tutta la sala, che di riprendere al più presto la sua attività in Egitto, che purtroppo negli ultimi anni ha avuto una battuta d'arresto dopo gli eventi della primavera araba. Purtroppo lavorare nelle oasi è diventato sempre più difficile, ma per lei è molto importante riuscire a ritornare a lavorare, soprattutto per portare a termine la sua ricerca che riguarda lei e il suo gruppo, molto importante per attestare poi anche il sistema di vita e di agricoltura nelle Oasi. Quindi ti ringrazio per essere qui e buona conferenza a tutti. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto al direttore per questo invito davvero gradito, che mi permette stasera di parlarvi di un Egitto sicuramente poco noto. Ecco, un Egitto distante geograficamente e storicamente dalla Valle del Nilo e dall'epoca faraonica più conosciuta. È l'Egitto del deserto occidentale e delle oasi che lo punteggiano. La mia ricerca in particolare si svolge appunto da ormai 20 anni nell'oasi di Karga e ruota intorno al sito che vedete qui in questa fotografia, che si chiama Umm al-Dabadib. Questa immagine ormai praticamente è diventata una specie di immagine simbolo del nostro progetto, e sono molto contenta perché stasera qui in sala con noi c'è l'autore di questo scatto bellissimo, che è Paolo Viviani, che è qui. Quindi grazie a lui per questo scatto che ormai è diventato quasi iconico per noi. Vi dicevo, il deserto occidentale è un'area vastissima, enorme, ed è ancora in effetti poco conosciuto. Mi rendo conto che nell'era di Google Earth è difficile chiamare un luogo, etichettarlo come non mappato o non mappabile, ma qui non stiamo parlando di esplorazione virtuale, qua stiamo parlando di esplorazione fisica. Ci sono tante zone del deserto occidentale che non sono ancora state esplorate, e soprattutto non sono state esplorate dal punto di vista archeologico. Per cui a questa conoscenza geografica sicuramente imperfetta corrisponde poi inevitabilmente una conoscenza storica altrettanto lacunosa. Se io guardo indietro, diciamo, tutto il lavoro che ho fatto da me, dai miei colleghi, da tanti colleghi che hanno lavorato prima o che continuano a lavorare adesso nel deserto anche da più tempo di me,
L'immagine che mi viene in mente, ecco, noi abbiamo stabilito una serie di punti e questi punti possono essere collegati da delle linee che vanno a, diciamo, comporre un disegno schematico sicuramente veritiero che descrive gli eventi storici accaduti in questa zona. Però ecco, è un disegno schematico. Non si sfugge alla sensazione che queste linee rette che uniscono i puntini in realtà nel passato non fossero estremamente più complesse, variegate, frastagliate, andassero a toccare una serie di altri puntini che noi non vediamo più. Mi chiedo a volte se mai riusciremo a vederli. Questo non vuole necessariamente essere un atteggiamento pessimistico, però sicuramente realistico. Lavorare nel deserto occidentale è estremamente difficoltoso per una serie di motivi. I risultati arrivano, ma arrivano in maniera irregolare, un po' scomposta, a volte anche in attesa. Arrivano, però ecco, i risultati che si ottengono nel deserto sono diversi da quelli che si ottengono lavorando nella valle. Le condizioni di lavoro di partenza sono profondamente diverse. Le aspettative è bene che siano diverse, perché i risultati lo saranno sicuramente. Detto questo, questo funziona. Aiuto. Ecco, ce l'ho fatta. Allora, 3 anni fa sono stata appunto molto fortunata nel vincere un sostanzioso finanziamento dalla Comunità Europea che per 5 anni adesso mi aiuterà a investigare la gestione della frontiera desertica dell'Impero Romano, con particolare attenzione all'area appunto di Umm el Dabadib. Il titolo LIFE, appunto, è l'acronimo di Living in a Fringe Environment, che fa proprio riferimento a questa vita sulla frontiera, una frontiera non solo ambientale e climatica, ma anche proprio geopolitica. È una situazione che non riguarda solo il passato, riguarda anche il presente, e inevitabilmente influenza il modo in cui noi lavoriamo. E questo progetto ha come istituzione principale il Politecnico di Milano, presso cui lavoro io, e ha come parte del Re-Institution l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Cominciamo col dire dove e quando. Ecco, dove e quando. Noi siamo qui, Torino 2018, e Umm el Dabadib è qui. L'oasi di Karga, come vedete, sorge, si trova ben dentro il deserto occidentale, sono circa 250 chilometri dalla valle del Nilo, e Umm el Dabadib fu costruito lì alla fine del periodo romano e in un certo senso rappresenta l'ultima espressione di un discorso iniziato nel periodo faraonico, continuato nel periodo tolemaico e nel periodo romano, ma che poi a un certo punto arriva a un termine. Quando l'Impero Romano viene diviso tra Impero Romano d'Oriente e Impero Romano d'Occidente, l'Egitto confluisce nell'Impero Romano d'Oriente e un cono di ombra e di silenzio si allunga sulle oasi che scompaiono completamente dalle cronache. Umm el Dabadib è lui, però in realtà non c'è solo lui. A Karga c'è un'intera catena di forti e di insediamenti fortificati e il primo ad essere costruito, il più grande, è Deir el Munira, che è quello appunto sotto, il grande recinto fortificato con 12 torri circolari, che può essere certamente definibile come un forte legionario. Attenzione, un forte legionario del periodo tardo. I forti legionari del primo periodo romano sono immensi, coprono ettari e ettari di terra perché dovevano ospitare fino a 6.000 persone. Una legione del periodo tardo, se raggiunge 1.500 elementi, già è tanto. Quindi sono forti molto più piccoli del primo periodo. Comunque questo è un forte legionario. E poco dopo fu costruita questa costellazione di altri siti tutto intorno all'oasi e anche all'interno dell'oasi. E il clima desertico ha fatto miracoli, per cui sono tutti relativamente ben conservati, sono edifici di 16 secoli fa, costruiti in mattoni di fango. E Umm el Dabadib è in un certo senso primus inter pares, perché è stato il più fortunato, è il più grande ed è anche quello conservato meglio, perché sorge in un'area isolata che è rimasta distante dalle attività che comunque poi in qualche modo hanno caratterizzato la vita delle oasi. Quindi è quello che si è conservato meglio da tutti i punti di vista. E in effetti c'è solo l'imbarazzo della scelta quando si va lì su cosa concentrare la propria attenzione. Sicuramente i resti architettonici sono davvero imponenti. Il forte, se voi vedete, la torre
est del forte, quella più alta con la finestrina in cima, lì dentro c'è una scala perfettamente conservata e diciamo, è più facile scendere che non salire perché è piena di sabbia, quindi a salire si fa un po' di fatica, però è perfettamente conservata e quindi il forte è tutto percorribile nel suo interno. E reperti di vario genere, della ceramica vi riparlerò dopo. La parte più devastata, un po' inevitabilmente, è la zona delle necropoli, oggetto sicuramente di atti vandalici in periodi antichi. Purtroppo tuttora ogni tanto si verificano incursioni che mirano appunto a disseppellire mummie e a devastarle. Devo dire, sono incursioni rare e di bassa intensità fortunatamente nell'ultimo periodo, però diciamo noi combattiamo continuamente con il riseppellire persone che vengono tirate fuori. Una delle caratteristiche più importanti di Umm-el-Debatib è la presenza di acquedotti sotterranei e a cielo aperto. Ed è proprio questo in realtà la caratteristica forse più interessante. Questa è un'immagine satellitare di Umm-el-Debatib e si vede abbastanza bene l'insediamento. Ecco, non so se notate, al lato dell'insediamento c'è un piccolo reticolato abbastanza regolare di quadratini. Ecco, quelle sono tracce agricole di un brevissimo riuso che c'è stato all'inizio del Novecento, che è stato l'unico riuso del sito da quando è stato abbandonato nel periodo tardo romano. Non mi sto riferendo a questo, ma mi sto riferendo invece a questa. Queste sono le tracce della centuriazione romana, che sono immense. E vi assicuro che fortunatamente si vedono da Google Earth, perché a livello terra non si vede niente. Ci sei sopra, lo sai che c'è, guardi e semplicemente non vedi nulla. C'è un unico momento della giornata in cui si vedono nitidissime ed è il tramonto. Quando il sole tramonta l'orizzonte è abbastanza basso a ovest, per cui quando la luce diventa davvero radente, se non ci sono nuvole, improvvisamente in un attimo compare tutto questo reticolato molto ampio, molto disteso e regolarissimo della centuriazione che va avanti per chilometri e poi scompare. All'alba non si ha lo stesso effetto perché di solito il sole è velato. Per cui io chiamo queste due componenti, quindi il sistema agricolo con il quale questa espressione io intendo sia gli acquedotti che raccoglievano l'acqua che le zone coltivate, il sistema agricolo e l'insediamento in realtà sono due facce della stessa medaglia, perché l'una non poteva esistere senza l'altra. È chiaro che ogni insediamento ha bisogno di un sostentamento, ma in questo caso, in un ambiente così estremo come quello del deserto, dove la presenza dell'acqua fa davvero la differenza tra la vita e la morte, un grande insediamento ha bisogno di un grande sistema agricolo. Un grande sistema agricolo può sopravvivere solo se c'è abbastanza gente che lo gestisce. Quindi si tenevano su insieme, mettiamola così, e questa dicotomia del sito si riflette, diciamo, trova una corrispondenza molto netta nell'organizzazione stessa del progetto. Quindi al Politecnico ci occupiamo di tutto quello che è investigare la parte costruita, e la Federico II, in particolare i Musei delle Scienze Agrarie, si occupano di tutto quello che è lo studio dell'antico sistema agricolo. Ma questo progetto ha, come dire, nelle origini appunto un po' anche strane, nel senso che io a Carga sono stata assolutamente per caso alla fine degli anni 90 e visitai questi posti meravigliosi, tornai a Cambridge, ero in tutt'altre faccende affaccendata, e una mattina che avevo un po' di tempo andai in biblioteca e dissi: ma vediamo cosa c'è di pubblicato su questi siti meravigliosi. Non c'era niente, per cui mi resi conto che non erano mai stati studiati prima. E quindi, diciamo, tre pensieri mi attraversarono il cervello in rapidissima successione. Uno, dovevano essere miei. Due, uno o tutti. La risposta fu altrettanto rapida: a tutti. Mi spiego meglio. Se io ne avessi scelto solo uno, probabilmente adesso conosceremmo molti più dettagli su quel sito lì, ma avremmo perso completamente il quadro più generale. Era molto evidente fin dall'inizio che questi siti fossero tutti collegati e appartenessero tutti a un unico sistema. Quindi sceglierne uno avrebbe significato perdere tutto il resto. Vedete, il discorso che sia il contesto a dare parte del significato all'oggetto, al reperto, non vale soltanto in uno scavo archeologico, vale anche per un edificio, vale anche per un sito intero, se il contesto riesce a dare delle informazioni aggiuntive. Terzo pensiero immediato: da sola non ce la posso fare.
Non ho e probabilmente mai avrò tutte le competenze necessarie per affrontare un lavoro mostruoso del genere da sola. E quindi tramite quello che era il mio PhD supervisor Barry Camp mi misi in contatto con Salima Ikram e insieme abbiamo fondato il North Cargo Oasis Survey, rilievo, notate bene, rilievo. E siamo andati, abbiamo lavorato per 8 anni nell'Oasi di Carga, sono stati anni davvero belli in cui io ho imparato tantissimo tra l'altro. E abbiamo affrontato da zero il rilievo a tappeto di tutto quello che c'era nella parte nord di Carga. Praticamente con l'IFAO ci siamo divisi l'Oasi a metà. Dalla città di Carga in giù era tutta roba loro e dalla città di Carga in su era tutta roba nostra. Avevamo una quantità di chilometri quadrati spaventosi da rilevare e piano piano, anno dopo anno, abbiamo esplorato tutto e abbiamo effettuato i primi rilievi mai effettuati sui siti principali. Poi io mi sono concentrata, a me questa strategia del IV secolo mi ha sempre interessato, per cui per alcuni anni poi ho studiato un po' di più, in maniera più approfondita, i siti appunto del IV secolo dotati di installazioni agricole. E anche lì è venuto fuori che alla fine Umm El Dabadib è sempre l'elemento più interessante di tutto il gruppo. E quindi Umm El Dabadib è diventato poi l'argomento principale del progetto europeo. Finalmente noi in teoria adesso dovremmo iniziare a scavare, mai scavato finora lì, mai scavato, tutto quello che abbiamo fatto è tutto basato su rilievo e osservazioni sulla superficie. Però appunto sono 3 anni che il deserto è chiuso e quindi aspettiamo quest'anno vedere come vanno le cose e se ci danno il permesso finalmente inizieremo a scavare. Allora, i nostri riferimenti, ecco, questa, per darvi un'idea, la situazione è un po' complessa. Diciamo, dei riferimenti bibliografici noi praticamente non abbiamo quasi nulla, nel senso che i siti, come vi ho già detto ripetutamente, non sono stati studiati, quindi pubblicazioni dirette su questi siti non esistono. Esiste sì e no qualche descrizione indiretta, per esempio quella dei geologi che all'inizio del Novecento hanno effettuato il rilievo del deserto occidentale egiziano e quindi descrivevano, però magari hanno persone più interessate all'aspetto ingegneristico degli acquedotti che non alle rovine, ai resti archeologici. E mi è capitato recentemente di inviare un articolo a una rivista non in campo egittologico e mi è stata la critica che è stata portata a questo articolo è che avevamo citato soltanto articoli pubblicati dal nostro gruppo di ricerca. E beh, in effetti è così, nel senso che non ce ne sono altri. La cartografia di partenza è inesistente, siamo partiti da un 500.000 banalissimo dell'Oasi di Carga che se no ci serviva a capire dove eravamo nel mondo. Questo schizzetto verticale è l'unica mappa che esisteva di Umm El Dabadib quando abbiamo iniziato noi, quindi pochi riferimenti, abbiamo dovuto fare tutto da zero. E l'argomento della ceramica, gran mal di testa, perché col fatto che nelle oasi sono stati effettuati pochi scavi archeologici esiste, diciamo, una classificazione della ceramica, però appunto ha avuto pochi riscontri poi in altri scavi. Sicuramente abbiamo un misto di forme locali, forme importate, forme locali che imitano le forme importate, forme che durano per secoli e che appunto in mancanza di riferimenti stratigrafici sono veramente difficili da, diciamo, rifinire come datazione. In particolare, qualche volta che ci capita di trovare forme che sembrano risalire al periodo tolemaico, in realtà a volte capita che poi queste forme siano durate per secoli, quindi è difficile. Nella valle, quando si è fortunati, la ceramica data al IV di secolo, noi datiamo al secolo. Diciamo terzo secolo, quarto secolo, quinto secolo, che aiuta, ma insomma fino a un certo punto. Sempre parlando delle condizioni di lavoro, allora l'Oasi di Carga, come vi ho detto, si trova in pieno deserto egiziano e a una certa distanza dalla valle e Umm El Dabadib di suo si trova a una certa distanza dalle zone abitate dell'Oasi, che sono quelle più verdi. Il modo di arrivarci, diciamo, la linea gialla che attraversa questa mappa è la strada asfaltata, l'unica strada asfaltata che c'è. In realtà in teoria c'è un tragitto più breve, ma il problema è che l'Oasi è completamente tutta attraversata da catene di dune che scorrono da nord a sud. Il vento è sempre un vento prevalente, sempre da nord, che forma queste dune a barcana che si agganciano l'una all'altra e scendono verso sud. Per cui attraversare
trasversalmente le catene di dune, è bellissimo, è divertentissimo, però quando hai la macchina carica di carburante, attrezzature e persone, non è proprio la soluzione, come dire, da preferire. E quindi la cosa migliore è da sud infilarsi tra due catene di dune, seguire verso nord, a un certo punto si tratta di scavallare un paio di volte a seconda di dov'è il passaggio quell'anno e prima o poi si arriva. Difficile ma non impossibile muoversi durante le tempeste di sabbia, perché se si deve andare via, comunque alla fine si punta verso sud e prima o poi la strada la trovi, la strada asfaltata intendo, ci finisci sopra. Questa qui è la nostra dig house, la nostra casa dello scavo, ovviamente bellissima, è la dig house più bella del mondo, non è proprio, insomma, le comodità moderne non sono proprio il suo forte, e ci divertiamo tantissimo, insomma è una situazione abbastanza faticosa. La cosa, adesso a parte gli scherzi, da tenere a mente è che l'ospedale di Carga dista 2 ore ed è un ospedale molto piccolo e poco dotato di strumentazione, l'ospedale di Luxor dista 5 ore di macchina e l'ospedale del Cairo, dista 7-8 ore di macchina. Va anche specificato che parlo di tempo e non di chilometri, perché nel deserto non ha senso, non ha tanto senso parlare di distanza in termini di chilometri. Puoi avere 10 chilometri, puoi metterci 5 ore a farli. La nostra via per Umm el Dabadib è abbastanza tranquilla, nel senso che la sabbia risente del calore, per cui d'inverno quando è più fredda si riesce a correre di più, e d'estate invece quando la sabbia è calda è più difficile scavallare le dune e quindi ci si può mettere anche il doppio del tempo. Diciamo, chi viene a lavorare a Umm el Dabadib deve sapere che queste sono le condizioni, ovviamente ci sono dei rischi che vanno compresi bene fin dall'inizio. Il clima è quello che è, siamo nel deserto, d'inverno va sotto zero e ci sono 25 gradi di giorno, gradevoli, quando non tira vento. E autunno e primavera già siamo sopra 35 gradi di giorno, l'estate per noi è obiettivamente ingestibile. Marzo-aprile spira il vento dei 50 giorni, il Khamisin, e quando attacca a spirare sono almeno 3 giorni di sabbia che sferza tutto. L'immagine che vedete col nostro poliziotto è un giorno normale di Khamisin ad aprile. A volte poi arriva la tempesta di sabbia, quella proprio brutta e cattiva. Questa fotografia non è mia, l'ho scaricata da internet solo per darvi un'idea di cosa è una tempesta di sabbia quando arriva. Quando mi è successo di essere colta sul fatto dalla tempesta di sabbia a Carga, devo dire non ci ho mai neanche pensato a scattare una fotografia, perché è un fuggi-fuggi generale per cercare di raccogliere soprattutto l'attrezzatura e chiudere tutto nei fuoristrada, che sono gli unici che sono in grado un po' di contenere. Le tende ovviamente vengono praticamente spazzate via. Diciamo, la furia del vento sabbioso è tale che una macchina viene sverniciata in un paio d'ore. Quindi l'attrezzatura va veramente, insomma, conservata bene quando succede di imbattersi in questi fenomeni. Per questo motivo la nostra strumentazione è sempre molto semplice. Noi, diciamo, tutti i rilievi in 3D che effettuiamo li effettuiamo con fotogrammetria, quindi utilizziamo macchine fotografiche e computer. Gli scanner da 40.000 euro restano nell'armadio al Politecnico, perché lo porti, lo usi, lo butti. A parte il fatto che bisogna anche ricaricare l'attrezzatura, che non è una cosa semplice. 3 anni fa ci è successo che il secondo giorno della missione, il generatore difettoso ha fulminato il caricabatterie del computer principale e il caricabatterie della macchina fotografica. Secondo giorno. Fortunatamente io vado in giro circondata da ingegneri che si ingegnano e trovano le migliori soluzioni. Comunque la regola è che quello che non hai, non ce l'hai. Quello che si rompe, o lo aggiusti o fai senza. E quindi tanta carta e tanta penna sono sempre utili. Adesso queste sono 2 slide a cui sono particolarmente affezionata, perché descrivono benissimo la situazione. Tu ti prepari nel migliore dei modi, prepari tutta la tua strumentazione, il tuo equipaggiamento, hai fatto tutti i tuoi programmi, sei pronto. Sai come vuoi fare, sai cosa vuoi fare, e poi vai sempre inevitabilmente a finire così. Non c'è niente da fare. E ti devi arrangiare, lo fai. Pazienza. Allora, i risultati, vi dicevo, di solito, come dire, provengono, sono, diciamo, nei risultati confluiscono varie attività, vari tipi di azioni. Ecco, per quanto riguarda noi, lo scavo archeologico per ora ci è precluso, e questo ha un impatto abbastanza grosso sul resto. Le fonti, come vi dicevo, insomma, ci aiutano poco, perché non ce ne sono tante. Paralleli ce ne sono pochissimi, anche l'assenza di parallelo aiuta, però va gestita.
Lo studio dei reperti, bello, bellissimo, però non essendo legato a una stratigrafia, anche lì bisogna stare attenti a come li si usa. Quindi quello che io trovo più interessante è, diciamo, sicuramente combinare il rilievo e le osservazioni di quello che c'è esposto e operare continuamente dei cambi di scala e dei cambi di prospettiva. Quando un oggetto per qualche motivo smette di parlarti, non riesce più a darti delle indicazioni, può essere utile, ecco, fare un passo indietro a livello del sito o addirittura a livello, come dire, del territorio e riconsiderare la situazione e tornare dentro a vedere se riesci a tirar fuori qualche altra informazione. Vi farò vedere degli esempi pratici di questo. Diciamo, un pericolo che noi abbiamo in queste condizioni, che è molto evidente, è di essere autoreferenziali, cioè poche fonti, pochi paralleli, pochi paragoni, poca possibilità di dialogare con qualcun altro, di paragonare i nostri risultati a quelli di altri, per cui insomma l'espressione non è proprio, come dire, è un po' colloquiale, però il pericolo di suonarcela e cantarcela da soli c'è, nel senso che ci facciamo delle idee e poi non riusciamo in un certo senso a veramente attestarle, e questo è un aspetto che va, anche questo va tenuto un po' sotto controllo. Detto tutto questo, comunque noi tutta una serie di cose le abbiamo capite. Diciamo, un po' di storia di Umm el-Dabbadi l'abbiamo capita. La parte più antica è un tempio che sorgeva accanto a un pozzo, che forse addirittura è una fonte originariamente. E l'associazione tra templi e fonti d'acqua nel deserto è ben nota, è anche evidente perché è una celebrazione del miracolo dell'acqua nel mezzo del nulla. E questo povero tempio nel 2003, quando abbiamo lavorato al rilievo a tappeto di Umm el-Dabbadi, era così, e purtroppo nel 2004 invece aveva questo aspetto. Qualcuno con un cingolato è andato fino a lì e lo ha appiattito completamente. Sono mattoni di fango, quando li tiri giù e ci passi anche sopra ritornano la polvere che erano un tempo, e quindi il tempio è letteralmente scomparso. A seguire abbiamo l'insediamento nord. La ceramica di superficie parla di un secondo, terzo secolo dopo Cristo. Guardando l'insediamento visto dall'alto, queste sono fotografie aeree fatte con un aquilone nel 2001 e 2002, si vede che questo insediamento è composto di abitazioni abbastanza grandi, un po', insomma, rilassate, sparse, senza muri di cinta, l'una diversa dall'altra. E quello che vedete al centro, quel piccolo reticolato, è traccia del riuso dell'inizio del Novecento. Gli abitanti di quell'epoca andarono a riutilizzare in effetti alcune case romane e coltivarono, riaprirono un acquedotto. Infatti vedete che c'è una righina di cespugli che va verso sud. So che di solito si indica il nord, ma io invece qui indico il sud per un motivo che poi vi sarà progressivamente più evidente. Quindi quella riga di cespuglietti indica la direzione, è proprio l'acquedotto a cielo aperto che andava verso sud. E in questo insediamento ci sono questi alberi giganteschi, sono delle acacie. In particolare ce n'è una che è stata oggetto di uno studio particolare del Dakhla Oasis Project, e sono riusciti a datare quest'albero almeno in parte, e si è capito che quest'albero ha più di 1000 anni, una cosa impressionante. E guardando la conformazione di quest'albero, questa appunto è un'acacia, l'idea che mi sono fatta io, le acacie hanno una radice a fittone, quindi hanno una radice che scende dritta giù e va a cercare l'acqua anche molto molto in profondità. Poi l'acacia esce fuori terra con un tronco unico e poi a una certa altezza si divide, si biforca. Il fatto che quest'albero si biforchi praticamente al di sotto dell'attuale livello del deserto indica, vabbè, a parte una conferma del fatto che è incredibilmente antico, perché il terreno intorno, come dire, è cresciuto man mano che la sabbia si è accumulata. E la mia idea è che probabilmente questi sono alberi cresciuti all'interno dei pozzi che un tempo servivano l'insediamento. Quello che vedete lì in fondo, piccolo, 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 è lui, è l'insediamento fortificato, che fu fondato nel IV secolo a sud dell'insediamento nord. Ed eccolo qua, visto appunto da sud. Questa è un'immagine scattata poco prima dell'arrivo di una tempesta di sabbia tremenda che ci ha tenuto lì 3 giorni. Ciò nonostante si vede comunque, anche se un po', come dire, l'area era già carica di sabbia, si vede da sud l'insediamento nord con le acacie millenarie, e si vede molto bene che l'insediamento fortificato è molto compatto, cioè questo fortino al centro, e poi aveva tutta una serie di abitazioni compattissime tutte intorno che coprivano una superficie all'incirca di 100x100 metri di lunghezza. Il fronte sud era assolutamente compatto,
privo completamente di aperture, con bastioni e torri che ne rinforzavano l'aspetto aggressivo. Gli unici ingressi all'insediamento sono piccolissimi e sono posizionati sul retro, quindi verso sud l'insediamento aveva proprio quest'area, diciamo così, estremamente aggressiva. Non è l'unico insediamento fortificato, questo appunto è un primo rilievo dell'insediamento di Umm el-Dabadi, dove vi faccio notare che non ci sono strade, non ci sono piazze, non c'è niente di aperto, ci sono solo dei corridoi strettissimi coperti da volte, addirittura a volte a due piani, che erano proprio delle specie di corridoi di distribuzione che portavano alle varie abitazioni. Dovete immaginarlo come una specie di enorme formicaio geometrico, non aveva nessuno spazio aperto all'interno, era tutto solido. E insediamento molto simile doveva essere quello di Kasr el-Lebha. Questa immagine è in scala, ve l'ho messa un po' più grande per farvi apprezzare meglio il dettaglio. In realtà i due forti di dimensioni sono abbastanza simili, quindi diciamo non sono in scala tra loro queste immagini. L'altra cosa molto interessante che si vede è che lo stesso tipo di unità domestica, lo stesso tipo di abitazione compare in tutti gli insediamenti fortificati in maniera un po' diversa, ovvero queste case erano case di lusso, chiamiamole così, avevano un soggiorno bellissimo a doppia altezza coperto da un sistema di volte incrociate che erano anche decorato da nicchie che erano posizionate troppo in alto per essere nicchie funzionali in cui mettere una lucerna, dovevano essere nicchie onorifiche, decorative, in cui evidentemente c'era qualche immagine che adesso non si vede più. Altre nicchie funzionali invece erano sistemate a livello terra. E poi il resto delle stanze erano distribuite intorno a questo soggiorno e noi ritroviamo gli stessi elementi composti però in proporzioni e dimensioni diverse. Quindi è come se ci fosse una specie di modello base che veniva poi replicato in varie situazioni, diciamo in forme un po' diverse l'una dall'altra. Eccolo qua, Kasr el-Lebha visto in fotografia. Vedete l'insediamento in questo caso, il reticolo dell'insediamento si percepisce ancora, anche se l'insediamento è praticamente raso al suolo su questo lato qui. Kasr al-Baramudi e Kasr al-Nesima sono due insediamenti analoghi che sono fuori dalla nostra concessione, non sono mai stati studiati e chissà se lo saranno mai. Kasr al-Baramudi è in una zona estremamente sabbiosa, circondato da dune enormi, non è lontano in questo momento dalle attività umane della zona, per cui è lì che attende paziente. Kasr al-Nesima invece, che doveva essere estremamente simile a Kasr el-Lebha, l'edificio centrale ha caratteristiche architettoniche similissime e l'insediamento anche intorno. Kasr al-Nesima è circondato da un palmeto in cui si svolgono attività di tutti i generi, coltivazioni, e Kasr al-Nesima ogni anno quando si va si trova che manca un pezzo, che è crollato un altro pezzo, è un sito destinato a scomparire completamente in pochi anni. Purtroppo entrambi questi insediamenti, Baramudi e Nesima, sorgono in una zona che non è coperta da immagini di Google Earth a buona risoluzione, per cui neanche utilizzando Google Earth si riesce a avere un'idea dell'estensione reale del sito. Vi dicevo quindi, la ceramica ci dice terzo secolo, quarto secolo, quinto secolo, ci aiuta poco in un certo senso, per cui ogni tanto dobbiamo, come dire, inventarci dei modi di paragonare elementi per spezzare, diciamo così, dettagliare un po' meglio questa cronologia. E ci aiuta, per esempio, qualche piccolo cambiamento che è stato effettuato a Umm el-Dabadi, perché l'insediamento fortificato è rimasto se stesso per tutto il tempo. Un cambiamento che c'è stato è stato a un certo punto la costruzione di una chiesa cristiana. Questa chiesa cristiana è stata costruita alterando in parte alcune stanze all'interno del perimetro dell'insediamento fortificato e poi realizzando completamente all'esterno la zona dell'abside in direzione est. E chiesa cristiana ovviamente deve essere stata costruita in un periodo successivo all'editto di Costantino. Diciamo la metà, almeno la metà, il tempo che l'editto di Costantino arrivasse come notizia nell'oasi, diciamo, grazie. Dobbiamo immaginare almeno la metà del IV secolo, quindi l'insediamento fortificato deve essere precedente. Altro caso che possiamo utilizzare
sia nel tempio nord di Ain Lebkha che nel tempio di Umm al-Dabadib. In entrambi i casi abbiamo un cuore precedente, un tempietto precedente, entrambi costruiti accanto a una fonte d'acqua, e poi abbiamo l'aggiunta nel IV secolo di un'ampia sala. Questa la riusciamo a datare al IV secolo e ha anche senso, perché nel momento in cui sono stati costruiti due insediamenti fortificati, ecco che chiaramente era cresciuta, la popolazione era aumentata e quindi anche i templi avevano bisogno di più spazio. E quindi di conseguenza ne deduciamo che il tempio precedente è pre-IV secolo, però per esempio qui non siamo riusciti a capire quanto indietro bisogna andare, si può andare per datarli. Vi faccio notare tra l'altro che la sala del tempio di Umm al-Dabadib non è, diciamo, costruita trasversalmente all'asse del tempio. Questo è dovuto al fatto che immediatamente davanti al tempio passa uno degli acquedotti sotterranei, che in quel punto passa a poca profondità. Quindi evidentemente gli architetti non si fidarono di costruire questa sala al di sopra dell'acquedotto e la misero, diciamo così, al contrario. E quindi questo è un altro elemento che ci fa capire la cronologia relativa tra i vari elementi. E ecco questi acquedotti sotterranei, parliamo di questi acquedotti che sono una meraviglia. Allora, voi immaginate che c'è l'altopiano a nord e a sud c'è la piana coltivata. E la piana coltivata era appunto irrigata da una serie di canali a cielo aperto che sono lunghi oltre 2 chilometri e spargevano acqua a destra e a sinistra. Quest'acqua veniva dal sottosuolo, veniva drenata dal sottosuolo grazie a dei tunnel che si inoltravano sotto, diciamo, la roccia dell'altopiano. Il tunnel aveva una pendenza costante di pochi centimetri al metro, che ovviamente aiutava il deflusso dell'acqua, ed era servito da una serie di pozzi verticali che servivano chiaramente sia agli operai a lavorare, a realizzare questi tunnel sotterranei, che poi anche per la manutenzione successiva. Questi pozzi verticali sono molto vicini laddove l'acquedotto ancora, diciamo, è poco profondo, il terreno poi si alza in maniera, diciamo, abbastanza significativa, quindi i pozzi diventano sempre più profondi e sempre più distanziati l'uno dall'altro, finché alla fine, guardate questa immagine, questi siamo io e un mio collaboratore, ognuno vicino a un pozzo, nella parte più in fondo finale dell'acquedotto numero 2, sono 7 gli acquedotti sotterranei, e dovete pensare che sotto i nostri piedi i pozzi verticali in questa zona superano i 45 metri di profondità. Cioè abbiamo 45 metri sotto di noi e il tunnel 45 metri più sotto, tutto buio ovviamente, che andava a raccogliere l'acqua. Questo tipo di tunnel, diciamo di acquedotto, a volte veniva, un acquedotto, diciamo, molto diffuso in tutto il Medio Oriente, a volte veniva utilizzato per andare a intercettare una fonte d'acqua precisa, un fiume sotterraneo, una fonte d'acqua di un certo genere. Ovviamente quando si scavava un acquedotto del genere, questa è un'operazione pericolosissima, perché nel momento in cui si rompeva l'ultimo diaframma succedeva che gli operai magari fossero spazzati via completamente dall'acqua. In questo caso, questo non è il caso in questa situazione, qui questi acquedotti andavano a intercettare l'acqua che naturalmente scorreva nelle fessure della roccia. Questo è un disegno esemplificativo di come funziona questo tipo di acquedotto che in Egitto chiamano Kanat oppure Manawir. E quindi c'è questo acquedotto sotterraneo, spesso nella forma tipo un po' di buco della serratura, in maniera che si possa camminare tenendo i piedi di lato e non bagnandoseli, e poi servito da pozzi verticali, chiaramente di profondità crescente, alcuni sicuramente dotati anche di intagli sul lato per poter salire e scendere più agevolmente, si fa per dire. Comunque, in questo disegno, questo è un disegno ovviamente semplificativo, l'acquedotto è dritto e sembra tutto bellissimo. In realtà l'acquedotto è incredibilmente tortuoso sottoterra. Infatti, soltanto in un acquedotto su 7 si entra a Umm al-Dabadib. Gli altri possono essere seguiti facilissimamente sul terreno contando i pozzi. Quindi si seguono i pozzi e sai che sotto c'è l'acquedotto. Ma in realtà la distanza finale, la lunghezza, scusatemi, finale dell'acquedotto è ben superiore alla distanza tra i vari pozzi, perché l'acquedotto sottoterra fa delle continue curve. Qualche anno fa ne abbiamo esplorato un pezzo, tra l'altro è una cosa abbastanza impegnativa, anche perché questi acquedotti sono molto abitati. Il nome Umm al-Dabadib viene, nome moderno, viene da, a quanto pare ci hanno spiegato, il termine arabo dibdib,
che significa strisciare o diciamo zampettare, e quindi avete già capito insomma se acquedotti sono abitati e quindi ogni tanto si va a disturbare la fauna locale. Comunque insomma un po' si striscia, un po' si entra, no? In bui, per cui ha bisogno della pila, e noi abbiamo fatto questa esplorazione, siamo stati dentro non so quante ore, andando, venendo, eccetera, eccetera. Quando siamo usciti abbiamo detto, oh, chissà, avremmo esplorato metà dell'acquedotto. Abbiamo misurato fuori terra neanche 400 metri, cioè quindi sottoterra è veramente incredibilmente più complesso. Infatti uno dei nostri sogni è realizzare il rilievo 3D dell'interno del tunnel dall'interno. Sperimenteremo a Saqqara prima di riuscire ad arrivare ad Abadib. E gli acquedotti determinano proprio l'estensione del sito. Se questo è il pozzo e la fonte, il tempio, gli insediamenti col forte più a sud, tombe, cimiteri, necropoli varie, questi sono gli acquedotti, sono enormi, e queste erano probabilmente le antiche coltivazioni. Stiamo parlando di un sito che quindi si estende per oltre 10 km in direzione nord-sud e per almeno 2,5 km in direzione est-ovest. Insediamenti del genere nel nord di Karga ce ne sono, per esempio questa è la zona di Ain Jib. Questi erano tre siti, Jib, Sumaira e Two Houses, che originariamente erano creduti tre siti piccoli separati. In realtà proprio col nostro lavoro abbiamo dimostrato che sono tutti uniti dalla presenza di un enorme sistema di acquedotti sotterranei lungo oltre 6 chilometri. E l'immagine accanto è un dettaglio della parte diciamo, di raccolta maggiore dell'acqua. A nord, vedete, ognuno di quei puntini azzurri è un pozzo verticale, che in questo caso qui probabilmente dovrebbe essere tra i 20 e i 30 metri profondo, ma immaginate la quantità di lavoro che ci voleva a realizzare queste opere. Quindi siamo davanti chiaramente a un unico disegno che diciamo, è molto evidente da un punto di vista architettonico. Per esempio gli ingressi ai forti sono tutti uguali, con questo architrave in calcare e questo arco di scarico tompagnato. In alcuni casi gli architravi sono stati rimossi, ma la struttura è esattamente la stessa. L'uso di questa tecnica molto particolare, questi muri realizzati con degli spacchi verticali che funzionano praticamente aggiunti di dilatazione, evitano che la muratura in mattoni di fango restringendosi si spacchi e si crepi. Lo spacco c'è già, questo è molto romano, diciamo, come atteggiamento. E il fatto che tutti questi insediamenti appartengano a un unico diciamo, disegno, permette anche di guardarli appunto come insieme. Vi faccio vedere questo studio particolare, l'ho fatto 2 anni fa. Allora, io in realtà non mi ero mai, cioè l'avevo sempre avuto davanti agli occhi, però in un certo senso non me ne ero mai accorta. Tutti questi siti, se li guardi su Google Earth, piazzando il nord bene su, condividono tutti quanti un orientamento che varia tra i 7 e i 15 gradi nord-nord-est. Quindi, diciamo, sono tutti un po', come dire, inclinati. Ce l'ho avuto davanti per quasi 20 anni, questa cosa, non mi sono mai posta il problema. E alla fine ho deciso di dare un'occhiata all'argomento. È venuta fuori una cosa molto interessante. Di nuovo, Umel Dabadib dà la risposta per quanto sono conservati bene i suoi reperti. Questa è l'inclinazione dell'area costruita. Questa è l'inclinazione della centuriazione romana. Questo è l'andamento degli acquedotti che diciamo, si appoggiano a elementi della topografia. Questo è l'allineamento delle dune di sabbia. Da cosa vengono le dune di sabbia? Le dune di sabbia sono costruite e dal vento. Quindi l'intero insediamento è costruito e orientato sulla base del vento prevalente. Gli orientamenti ne conosciamo l'orientamento astronomico basato sul sole o sulle stelle, l'orientamento topografico invece è basato sul paesaggio, quindi su elementi, come dire, che non hanno niente a che fare con la volta celeste. In Egitto abbiamo esempi di tutte questi tipi di orientamento. Ecco, questo io l'ho chiamato orientamento a banderuola. Metti una banderuola, vedi dove spira il vento e ti orienti su quello. Non ha assolutamente niente a che fare con l'orientamento astronomico, quindi non guarda in alto, non guarda al cielo, non guarda la volta, non guarda al sole. Guarda molto al terreno, guarda molto anzi all'ambiente circostante. E ha qualcosa a che fare con l'orientamento topografico. Perché? Allora, guarda l'ambiente circostante perché lo sfrutta da un punto di vista sicuramente architettonico. Il retro del forte è tutto bucherellato da finestrine piccole,
la sera quando fa caldo effettivamente dalla scarpata nord scende questo bel venticello refrigerante e quindi queste finestrine lo acchiappano. Le vuoi piccole le finestrine perché quando arriva il vento non ti vuoi riempire di sabbia più di tanto. Vi faccio notare da questa immagine che questo vento prevalente che spira contro questi edifici da 16 secoli si è portato via tutti i muri in direzione est-ovest. Sono rimasti soltanto, oddio ce ne sono ma sono seppelliti sotto la sabbia, quello che è fuori dalla sabbia sono rimasti solo i muri nord-sud, tranne il fronte più a sud dell'insediamento perché è protetto dalla massa del forte che diciamo, lo ha riparato. E poi diciamo, questo orientamento chiaramente era anche il migliore dal punto di vista agricolo perché una centuriazione allineata alla forma naturale della piana che è stata proprio scavata dal vento, quindi dall'erosione, ovviamente ti permette di tracciare delle linee come dire, che sono molto aderenti alla topografia del paesaggio e quindi ti interessa relativamente dove è il sole, dove sono le stelle, ma sei molto interessato invece a quello che hai sotto i piedi. L'evoluzione delle tecniche di rilievo ovviamente ci ha permesso di fare passi da giganti. Il mio primo schizzetto a occhio del 98 è quasi patetico, devo dire, rispetto poi ai risultati successivi, però c'è un'evoluzione. Il rilievo del 2003 l'ho fatto io con un puntatore laser e prendendo soltanto alcuni punti con il teodolite. È ovviamente un rilievo che ha dovuto dare per scontato che tutti gli angoli fossero retti, quindi sicuramente è un rilievo schematico, non può essere completamente affidabile. Completamente affidabile invece è il rilievo tridimensionale che abbiamo effettuato nel 2014 e sull'intero insediamento, allineando tutti i pezzi, abbiamo ottenuto un'accuratezza di un centimetro, cioè significa che possiamo visualizzare dettagli fino al centimetro, dettagli inferiori al centimetro no. Tranne che nel forte abbiamo addirittura ottenuto una precisione submillimetrica e l'elaborazione dei dati del forte è terminata adesso, abbiamo diciamo, elaborato tutto quello che avevo da elaborare e ci stiamo adesso per concentrare sull'insediamento fortificato, vogliamo appunto studiare la sua composizione e la sua distribuzione. Lo studio del forte ci ha permesso, questo rilievo così preciso, ci ha permesso di effettuare uno studio metrologico del forte, ovvero io avevo sempre avuto la curiosità di capire quale fosse l'unità di misura utilizzata in questo forte romano del IV secolo in Egitto. Devo essere sincera, io per prima mi aspettavo di trovare un'unità di misura romana, mi aspettavo un piede romano. E invece no, è venuto fuori che l'intero forte è progettato e costruito sulla base del cubito. Il cubito egiziano. Questa in questo momento è l'attestazione più tarda dell'uso del cubito in architettura. È abbastanza sorprendente perché abbiamo fatto un salto in avanti di circa 3 secoli fino a prima di questo studio qui e le ultime attestazioni del cubito erano in qualche tempio del primo secolo dopo Cristo. Come dire, ce lo si poteva aspettare anche e poi basta. Trovarlo in un edificio romano del IV secolo ecco, ci pone delle domande. Quello che io credo è che questi edifici come dire, sono romani non solo perché furono costruiti nel periodo romano, sono romani perché corrispondevano a un'esigenza romana di controllo. Eppure la progettazione e la costruzione evidentemente sono state affidate agli egiziani. Questo studio metrologico è anche, a parte insomma, vedete la fotogrammetria, il rilievo tridimensionale digitale ci permette di comporre, vedete per esempio ci ha permesso di allineare perfettamente in un modello unico tutte le varie parti accessibili del forte e con una precisione estrema. Ed è molto carino il fatto che l'interpiano del forte è 5 cubiti precisi, quindi è un'ennesima riprova. Ho fatto un tentativo e questo è un articolo che ho consegnato la settimana scorsa, quindi è totalmente nuovo. Anche se degli altri forti di carga noi non possediamo rilievi così precisi come quello di Dabadib, prendendo le conclusioni che abbiamo tirato fuori dallo studio di Dabadib e applicandole con una certa cautela agli altri rilievi, si vede praticamente che anche gli altri forti sono costruiti sulla base del cubito.
Per cui questo ovviamente non, diciamo, non è particolarmente sorprendente, visto che sto continuando a dire che appartengono allo stesso disegno strategico, però ecco, a questo punto si allarga il discorso e sarebbe interessante espanderlo ulteriormente e capire quanti edifici di epoca romana in realtà sono, ripeto, non, qui non basta dire che sono stati costruiti da operai egiziani, questi sono proprio stati progettati da qualcuno che ha pensato in cubiti. E quindi diciamo, guardando, ecco, tirandoci fuori completamente adesso di scala, passando dalla scala dell'edificio a una scala invece proprio più che regionale, diciamo, il nostro scopo, lo scopo del progetto è quello di studiare questa specie di pezzettino del mosaico che non a caso è fuori dalla mappa, è quasi sempre fuori dalla mappa. Quando l'Egitto è raffigurato tutto diciamo, in una mappa dell'Impero Romano, la linea che delimita la frontiera tra Libia ed Egitto corre un po' a caso nel deserto e poi si raccorda in qualche modo più sotto. Se guardiamo l'Egitto in generale, il Nilo ovviamente è sempre stata la via di comunicazione, il Nilo e la valle sono sempre stati la via di comunicazione principali per attraversare in direzione nord-sud la zona. Eppure tutte le oasi del deserto occidentale rappresentano una rete di piste carovaniere che hanno sempre rappresentato un'alternativa alla valle del Nilo. E questo noi lo sappiamo, diciamo, questo sono sempre stati coscienti tutti, a partire dagli antichi egizi. Conosciamo per esempio il terzo viaggio di Harkuf, che era un ufficiale dell'antico regno, che fu inviato diverse volte in una zona della Nubia per motivi commerciali. A un certo punto, durante uno dei viaggi, per problemi lungo la valle del Nilo, lui scrive che prese la via delle oasi, molto probabilmente attraverso Karga. Altra fonte storica, il messaggero catturato dal faraone Camose. Camose era stretto tra l'invasione degli Ixos a nord e i re nubiani a sud. A un certo punto gli Ixos cercarono di mandare un messaggero al re nubiano in maniera, come dire, da organizzarsi per attaccare contemporaneamente Camose, che era stretto nel mezzo. Camose riuscì a intercettare questo messaggero da qualche parte nel deserto occidentale. Storia molto più recente, ma appartiene sempre alla stessa, diciamo, alla stessa area, e l'operazione Salam di Laszlo Olmasi, che è uno esploratore ungherese, che tra l'altro questa storia ha ispirato in maniera molto, diciamo, vaga il libro e il film Il paziente inglese. E la storia è che lui effettivamente esplorò tutta la zona di Awenat e Gilf al-Kebir. Diciamo, Awenat rappresenta il punto triplo attuale del confine tra Egitto, Libia e Sudan, e loro esplorarono, lui e i britannici, esplorarono la zona sia in macchina che in aereo, ufficialmente per motivi scientifici, in realtà, diciamo, cercavano il modo di risalire in macchina sul Gilf al-Kebir. Il Gilf al-Kebir è un plateau gigantesco, un altopiano gigantesco che a un certo punto piomba giù verso Awenat, e trovare un modo di salire con le macchine era una cosa strategicamente interessante. Infatti, una decina di anni dopo, lui mise al servizio dei tedeschi le sue conoscenze. Nel 1942 lui prese in macchina con sé due spie tedesche a Tripoli, viaggiò verso sud, verso l'oasi di Kufra in Libia, puntò verso il Gilf al-Kebir, risalì il Gilf al-Kebir, puntò verso l'oasi di Dakhla, Karga, risalì la scarpata, arrivò ad Assiut, fuori Assiut nella valle, mollò due spie tedesche nel cuore dell'Egitto controllato dai britannici, girò la macchina, si fece una fotografia davanti al cartello di Assiut e se ne tornò da dove era venuto. E quindi, diciamo, Karga, se la vedete qui, è proprio il crocevia, l'incrocio per eccellenza da tenere evidentemente sotto controllo. Nella mia, diciamo, ipotesi di lavoro è che tutta questa operazione ha a che fare con l'imperatore Diocleziano. Noi sappiamo che Diocleziano viaggia in Egitto per sedare una rivolta devastante, con l'occasione riorganizza frontiere e amministrazione, abbandona il Dodecascheno, l'ultima parte diciamo, della valle del Nilo, e ritira la frontiera da Assuan, probabilmente paga le tribù che vivono al di sotto di Assuan per non dar fastidio, e tornando verso nord fonda lui stesso almeno un forte legionario che infatti porta il nome di Presenzia, perché fu fondato in sua presenza. Ed ecco che proprio in quegli anni sorgono come funghi in giro per l'Egitto una serie di fortezze legionarie. Le tre indicate in blu sono quella di Karga, quella di Dakhla e quella di Bahreia, che sono identiche, sono proprio uguali, sono tre gemelle.
Notare che a Farafra non c'è forte legionario, o perché non è stato trovato, o perché tutto sommato Farafra era protetta dal grande mare di sabbia. Quindi una volta che hai protetto Dakhla e una volta che hai protetto Bahreia, magari a Farafra non c'era neanche la necessità. Ed ecco che subito dopo a Karga compare questo gruppetto di insediamenti fortificati, che sono quelli che stiamo studiando noi. Quindi questo è tutto qualcosa che ha a che fare con la fortificazione, il controllo dell'incrocio principale di vie carovaniere nell'intero deserto occidentale. E infatti se scendiamo a livello dell'oasi di Karga, questa è la situazione attuale, la città con le strade moderne asfaltate, se guardiamo alla posizione degli insediamenti tardoromani fortificati e degli insediamenti fortificati che furono riutilizzati nel periodo tardoromano, quindi sempre diciamo, appartenenti allo stesso disegno, la loro distribuzione ha senso nel momento in cui si vanno a mettere sulla mappa le antiche vie carovaniere. Ecco, questi erano tutti distribuiti in punti cruciali che controllavano l'avvicinamento e lo spostamento attraverso le oasi, l'oasi di Karga. Qualcosa però andò storto. Questa qui è il foglio della tabula poetingeriana da un originale del IV secolo in cui si vede l'Egitto. Vedete nella parte inferiore c'è il delta con tutto il suo reticolo di canali, il Nilo disteso, come dire, orizzontalmente fino a quelle che erano le fonti mitiche del Nilo e le varie strade che attraversavano l'impero, e qua non c'è niente, c'è un buco, c'è un vuoto. Ci sarebbe dovuto essere tutto quello che vi ho descritto, ma non c'è niente. Perché che cosa succede? Probabilmente neanche un secolo dopo la fondazione, all'inizio del V secolo, succede quello che probabilmente non ci si aspettava. Gli acquedotti smettono di fornire abbastanza acqua, si abbassa la falda. Adesso dovete pensare che scegliere di realizzare dei pozzi significa scavare il pozzo e poi significa tutti i giorni tirar su l'acqua a mano e spargerla a mano sui campi. Realizzare un acquedotto sotterraneo di questo tipo significa scavare per anni una quantità di roccia impressionante, fare una fatica tremenda, ma alla fine hai un sistema che produce acqua da solo, caccia l'acqua tutti i giorni, sempre a tutte le ore del giorno e della notte. L'unica cosa che devi fare è aprire e chiudere le paratie che distribuiscono l'acqua sui campi. La differenza è che se si abbassa la falda il pozzo può essere approfondito, se si abbassa la falda questo acquedotto qui è la fine, non puoi far più niente. E quindi ci sono pochissimi segni nell'insediamento fortificato di modifiche all'architettura, che è molto strano, perché di solito edifici di mattoni di fango, nel corso di qualche generazione ti aspetteresti di vedere delle modifiche, dei cambiamenti, non c'è quasi niente. Questo significa che l'insediamento non è stato occupato per un periodo lunghissimo. Questo è uno dei pochi accessi di cui vi parlavo, che a un certo punto è stato chiuso. All'interno del forte poche scorte di cibo abbandonate e, come dire, gli abitanti che avevano lasciato le loro tracce evidentemente andarono via, e da questo momento in poi non si sa praticamente più niente. Quindi nel momento in cui noi cerchiamo di ridare un'identità a queste persone, di capire qualcosa della funzione di questo sito, ecco, finché non ci imbattiamo in fonti originali che ci possano dare delle spiegazioni diciamo sicuramente attendibili, dobbiamo cercare di far parlare quello che c'è. E in questo senso, di nuovo, l'architettura ci fornisce degli indizi. Se andiamo a Umeltepadi, poi saliamo su per quelle scale e arriviamo alla finestra principale del forte, la vista dalla finestra del forte, da lì si vede tutta la piana fino a praticamente all'orizzonte sud, è il punto in cui si controlla completamente tutto quello che c'è intorno. E quindi questo ci fa capire che lo scopo di tutto l'insediamento probabilmente era proprio di marcare il limite dell'impero romano. L'impero romano arrivava fino a lì, e quella era una finestra aperta sull'ignoto, su un territorio sconosciuto comunque da controllare. E io credo, diciamo, che sicuramente noi, diciamo, tra mille difficoltà cerchiamo di, come dire, portare avanti uno studio scientifico di questi siti. Credo anche che probabilmente una delle nostre funzioni può essere quella di riportare un po' di vita e un po' di voce a questi luoghi silenziosi. Grazie.
Grazie Corinna, e innanzitutto come grazie a Beppe Moiso che è andato a recuperare il libro che è freschissimo di stampa perché è uscito due settimane fa. Quindi qui, chi lo vuole vedere lo lascio qui un attimo sul tavolo. E io avevo una domanda prima di lasciare la parola a domande che penso ci siano nel pubblico. Allora, voi operate, state facendo rilievo archeologico, nel vostro survey immagino abbiate anche una raccolta precisa di materiali, sia ceramici, ma troverete anche altri materiali, quindi la mia prima domanda è: qual è l'approccio rispetto ai materiali, quanti resti antropici avete e se hai delle indicazioni circa la popolazione che qui vive? E la seconda domanda è: ci hai dato i limiti cronologici, sì, verosimile che Diocleziano con la riforma di Diocleziano vada ad incentivare una serie di forti nelle osi per controllare poi le vie carovaniere, ci hai dato il limite cronologico del V secolo con l'abbassamento della falda freatica e quindi la difficoltà di approvvigionamento d'acqua, ma nel vostro survey ci sono, avete tracce di materiale precedente, di graffiti precedenti, di insediamenti del periodo faraonico in quest'opera? Ovviamente tu hai detto, ci hai spiegato il modo in cui questi forti sono stati scelti, che insomma è molto legato ovviamente alla topografia, ma insistono su un'occupazione precedente? Allora, per quanto riguarda materiale vario che abbiamo rinvenuto, sempre ripeto, sulla superficie, ecco, l'aspetto se, diciamo, forse più importante è che non abbiamo rinvenuto nulla di non egizio, perdonatemi il gioco di parole, cioè non abbiamo rinvenuto alcun elemento che faccia pensare alla presenza, per esempio, di soldati romani o diciamo, di persone che non fossero diciamo, autoctone. Ecco, per esempio il modo in cui diciamo, i cimiteri sono, ripeto, molto devastati, però nulla di quello che troviamo relativo alle sepolture indica elementi diversi dal solito Egitto greco-romano. Facciamo molta fatica a identificare limiti cronologici per i motivi che vi spiegavo prima, perché si tratta di materiale abbastanza standard per tutta l'epoca greco-romana e quindi ci sono per esempio elementi decorativi nei frammenti di sarcofagi che sono per esempio stati utilizzati dall'inizio del periodo tolemaico fino alla fine del periodo romano. E quindi è vero che in teoria potrebbero dare indicazioni su, diciamo, indicazioni sulla preesistenza del primo periodo tolemaico, però potrebbero ugualmente datare a secoli dopo. Quindi su questo noi non riusciamo a dare delle risposte. Quello che possiamo dire appunto è che non c'è nulla di non egiziano. E questo in un certo senso si allinea con il discorso dei cubiti usati nella progettazione e nella costruzione. Non sappiamo praticamente nulla delle persone che abitavano lì, erano sicuramente seppellite all'egiziana, sembrano essere egiziani, non c'è niente di non egiziano, eppure, come dire, sembrerebbe quasi una specie di operazione di ricolonizzazione dell'oasi, ridistribuzione della popolazione, però di popolazione locale, non sembra ecco, esserci un elemento estraneo, alieno che arriva. Sicuramente una grande opera che nel IV secolo diciamo, viene realizzata. Per quanto riguarda la preesistenza, questo è un argomento come dire, abbiamo battuto parecchio. Allora, io non escludo che questa, diciamo, allora, sicuramente l'operazione del IV secolo insiste, si accosta a una preesistenza romana, quindi secondo terzo secolo di epoca romana ce l'abbiamo. Il dubbio comincia a sorgere quando ci spostiamo sul periodo tolemaico. Il periodo tolemaico, innanzitutto è molto difficile separare il periodo tardo tolemaico dal primo periodo romano. E studi sulla ceramica nell'oasi di Tacla recenti hanno ridatato forme che si dava per scontato fossero romane, invece le hanno ridatate al periodo tolemaico. Per cui una continuità in questo senso è possibile. Io non sono convintissima che abbiamo il primo periodo tolemaico, però sicuramente il periodo tardo tolemaico probabilmente c'è. Qui c'è una continuità tra periodo tardo tolemaico, primo periodo romano e poi questa grande operazione del IV secolo. Con Selima, quando abbiamo fatto tutto il rilievo della zona nord di Karga, non abbiamo trovato
assolutamente nulla di precedente al periodo tolemaico, tranne una serie di graffiti lungo le vie carovaniere. Vie carovaniere evidentemente usate fin dall'epoca predinastica. Abbiamo rinvenuto il Serech di un faraone del periodo protodinastico non attestato da nessun'altra parte. Abbiamo rinvenuto un graffito molto interessante di uno scriba, Userhat, che da Tebe si era incamminato evidentemente oltre Karga verso Dakhla per controllare le proprietà evidentemente del tempio di Amon che cita nell'iscrizione. E quindi diciamo, noi sappiamo che la via carovaniera che passava da Umm al-Dabatib è stata utilizzata sicuramente diciamo in epoche molto più antiche. Per quanto riguarda invece gli insediamenti non abbiamo trovato nulla. Adesso che un insediamento possa essere completamente seppellito sotto un altro, ci sta. Prendete per esempio l'insediamento nord, è pieno di sabbia, vedete quella cascia annegata praticamente fino al collo nella sabbia. Lì sotto potrebbe tranquillamente esserci un insediamento tolemaico, potrebbe esserci un insediamento anche precedente. Tra l'altro gli acquedotti di questo tipo vengono dalla Persia e sono attestati in altre zone di Karga già nel periodo dell'invasione persiana. Quindi il dubbio è lecito. Il problema qual è? È che noi non abbiamo trovato nessun cimitero. Che non si trovi l'insediamento in zone così sabbiose dove diciamo, la stratificazione può aver soffocato il resto, ci sta. Che non troviamo neanche una tomba, neanche una, che dati al periodo precedente o neanche un indizio nei cimiteri che questi cimiteri siano stati riutilizzati diciamo, da epoche faraoniche, a me sembra un po' strano. Sembra in effetti noi nel nord non abbiamo trovato assolutamente nulla. Gli acquedotti, tra l'altro, per come sono disegnati in questi luoghi, sono degli acquedotti molto profondi, molto lunghi, di grandissima scala e fornivano acqua a coltivazioni enormi. Gli acquedotti di epoca persiana del sud dell'oasi sono corti corti, piccoli piccoli, forniscono acqua a piccole diciamo, chiazze coltivate, chiaramente associate ad abitazioni o a piccoli gruppi di abitazioni. Quindi il sistema che noi vediamo al nord, ancora una volta è molto romano, ha questi acquedotti molto lunghi, molto grandi, che danno acqua a coltivazioni evidentemente comuni. Quindi non abbiamo diciamo, questa parcellizzazione che vediamo nei resti più antichi. E quindi diciamo, nel nord noi in questo momento ecco, non abbiamo trovato nulla di faraonico. E ripeto, l'elemento che mi lascia perplessa è che a livello diciamo, di, appunto, le tombe dovremmo vedere qualcosa. Almeno a livello diciamo, di cimiteri, se non a livello di insediamento. Per cui in questo momento lo stato della situazione è questo. Grazie dottoressa, molto interessante. Grazie. Volevo, quando lei dice che non ci sono tracce di viaggi precedenti, il nostro amico Bernardino Drovetti di questo museo è andato a fare un viaggio e ha anche pubblicato. Sono zone diverse? Drovetti passò attraverso Karga e visitò sicuramente il tempio di Ibis che effettivamente è precedente, ma diciamo Ibis appartiene alla città di Karga che ha una storia ben più antica. Nella nostra zona, diciamo la zona più a nord, la zona diciamo intorno alla città che ha una storia sua millenaria assolutamente già attestata, è lì intorno che non abbiamo trovato nulla. Karga di suo. Drovetti ha visitato, sì, esattamente, è passato, se non mi sbaglio, per Ainamur, Ainamur però è un tempio di epoca romana, e poi si è fermato sicuramente a Karga, dove ha visitato il tempio di Ibis, che ha origini persiane, effettivamente attestate. Però di questi, diciamo, di questi insediamenti più tardi non c'è traccia in nessuno dei viaggiatori, degli esploratori, dei viaggiatori dei secoli scorsi. Allora, Umm al-Dabatib è a circa 50 km dall'oasi di Karga, dalla città di Karga, dove c'è il tempio di Ibis. E Ainamur è 60 km più a ovest, lungo la via carovaniera che viene dall'oasi di Dakhla. Quindi probabilmente Drovetti prese quella via lì, scavallò, scese nell'oasi, però non passò da Umm al-Dabatib, o se passò da lì non lo ha nominato. Non compare, no.
Grazie della presentazione. Io avevo una curiosità. A parte l'ovvia ragione del controllare le vie carovaniere, la costruzione di questi insediamenti era anche volta alla difesa magari da altre popolazioni, altre culture? Allora, questo è un aspetto che non ho, diciamo, toccato specificamente in questa presentazione di stasera, ma è un aspetto molto interessante perché tutti questi insediamenti fortificati hanno un aspetto molto aggressivo. Umbeldabadi, per esempio, con questo fronte sud compatto, con questi bastioni, queste torri, questa assenza di aperture. Per esempio c'è Kasr el-Jib, che è un altro fortino che sta nel nord dell'oasi, praticamente funzionava da checkpoint. Quando si scendeva giù nell'oasi, la prima acqua che incrociavi dopo 3, 4, 5 giorni di deserto era quella controllata ai piedi del fortino di Kasr el-Jib. Kasr el-Jib ha un unico apertura nella sua, diciamo, nel suo corpo di fabbrica, ed è l'ingresso. E l'ingresso era tra l'altro schermato da due muri e da una specie di piccolo portico, per cui da lontano ti dà l'impressione di essere un edificio enorme, perché non hai aperture, quindi le aperture ti danno la scala da lontano, riesci a capire. Se vedi una porta gigante capisci che l'edificio tutto sommato è piccolo. Cioè, la porta era schermata e non ci sono finestre. Quindi, diciamo, tutti questi forti, chi in un modo, chi nell'altro, cercavano di trasmettere, diciamo, una sensazione di, come dire, di controllo, di forza, di aggressività. Avvicinati e vedi che ti succede. Cioè, questo era un po' il messaggio. Il problema poi è che se vai a vederli da vicino è tutto finto, nel senso che il muro sud di Umbeldabadib è un mattone e mezzo, e i bastioni sì sono costruiti lì, però voglio dire, non c'è nessuna linea fortificata, non c'è niente. Sì che i romani le sapevano fare le fortificazioni, quindi in realtà c'è un elemento secondo me fondamentale di propaganda e di, come dire, l'elemento di persuasione. Io ti faccio vedere quanto sono forte, non ci provare neanche. Tra l'altro, se era gente che arrivava magari dopo 3-4 giorni di viaggio dal deserto, puoi portarti tutta l'acqua che vuoi appresso, ma con 50 gradi fuori, diciamo, arrivi veramente stremato, arrivi e trovi questo edificio con questo aspetto così aggressivo, e l'aspetto secondo me serviva a scoraggiare qualunque tipo di ragionamento. E in un certo senso possono anche aver funzionato, nel senso che nel V secolo noi abbiamo quelle pochissime fonti che parlano di Karga, parlano di incursioni devastanti da parte di popolazioni nomadi, che accadono, diciamo, ben iniziato il V secolo, mi pare, tipo negli anni 30-40, insomma, del V secolo, quando questi insediamenti erano già stati tutti abbandonati. Si potrebbe addirittura, come dire, ipotizzare che queste incursioni sono avvenute proprio quando questi insediamenti non funzionavano più. Sono ipotesi, ovviamente. Allora, grazie ancora per questa bella esposizione che ci hai fatto. E congratulazioni per averla messo su carta, e sì. In bocca al lupo, ovviamente. Spero che il lavoro possa riprendere il più presto possibile. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie mille, grazie.